La Team Cup non ha mancato di riservare sorprese nel suo primo turno andato in scena ieri, ma ci sono state anche conferme importanti. Il nuovo Perugia di Battistini ricomincia dai suoi vecchi protagonisti Tozzi, Borsoi, Clemente e Benedetti, gli autori dei gol che hanno steso nettamente il Barletta a domicilio. Perugia che si candida a diventare una delle favorite della prossima prima divisione grazie agli investimenti robusti della società che ha puntato su Esposito del Verona per la mediana, ma anche sugli ex Granata Jefferson e Fabinho. Nel prossimo turno il Perugia se la vedrà con il Bari di Torrente. Il Sorrento invece era impegnato contro il Treviso allo stadio Lamberti di Cava dei Tirreni, impianto che ospiterà le gare stagionali dei costieri vista l'inagibilità del campo Italia. La nuova squadra allenata da Bucaro ha dimostrato che con i giovani si può esprimere un buon calcio ottenendo anche risultati. La doppietta di Corsetti è stata determinante contro i Veneti ai fini della qualificazione al secondo turno che vedrà i rossoneri affrontare domenica allo Spezia. Al Santa Colomba di Benevento pronostico rispettato con i giallorossi di casa vincenti contro il San Marino. Il gol decisivo di Mancosu. Senza il tecnico Carmelo Imbriani, ricoverato all'ospedale Rummo per una broncopolmonite, al suo posto in panchina l'uruguaiano Jorge Martinez. San Marino dunque piegato da un Benevento di buon livello, dal gioco spumeggiante anche se poco incisivo sotto rete. Stavolta è bastato Mancosu contro il Livorno, servirà sicuramente qualcosa in più. Funziona bene invece il nuovo Avellino di Rastelli. Sono risultati subito protagonisti gli ex rossoni di Castaldo e Catania, entrambi autori di un gol. 3-1 il risultato finale degli Irpini contro la San Benedettese, a segno De Angelis pari degli ospiti con il bomber Pazzi, poi le reti dell'accoppiata ex Nocerina, Castaldo e Catania. I Lupi adesso se la vedranno a Modena contro il Sassuolo e di sicuro non partiranno sfavoriti visto che i neroverdi risultano essere ridimensionati rispetto alla scorsa stagione, mentre l'Avellino è di gran lunga tra le favorite del prossimo torneo di C1. Chiusura con un applauso comunque alla Sarnese che a Lumezzane ha perso 3-0 pur senza demeritare. La formazione di Pirozzi ha perso ma ha già dimenticato la sconfitta. La Team Cup infatti era per il Granata una vetrina per farsi conoscere al grande pubblico, ma l'obiettivo primario resta il conseguimento della promozione dalla Serie D ai professionisti sfumata per poco l'anno scorso.